Sulla Banca Popolare di Bari la giunta regionale è stata assolutamente assente, inefficace ed inutile. In 6 mesi non sono riusciti a contattare e ad avere un tavolo costruttivo con i commissari della Banca Popolare di Bari e questi sono i risultati. Qualche giorno fa purtroppo i sindacati nazionali hanno sottoscritto l'accordo che prevede soprattutto per la nostra regione chiusure ed esuberi. Noi perdiamo il servizio bancario in tanti comuni dell'entroterra, già offesi dal terremoto e dalla mancanza di servizi. Arriverà anche la chiusura delle filiali. Pensate, solo in Abruzzo chiuderanno 39 filiali e ci saranno oltre 650 esuberi. Sono stati abbandonati i lavoratori, i sindacati, le comunità, i sindaci. Per 6 mesi la giunta regionale è stata completamente assente su questo tema. Ieri abbiamo avuto una debolissima risposta da parte dell'assessore Febbo che ha seguito, tra virgolette, questa vertenza e questi sono i risultati. Tutti i sindacati condannano la regione Abruzzo e in maniera particolare l'assessore e il governatore. Adesso il 30 giugno ci sarà l'assemblea generale dei soci. Ci auguriamo in questa seconda fase di avere l'appoggio da parte di questa giunta regionale, poiché ci sarà una battaglia dei nostri sindaci e dei territori per conservare all'interno delle proprie comunità questo servizio fondamentale che è il servizio creditizio.